Ciao, oggi ti mostrerò tre modi diversi per allenare la tua mano sinistra. Bene, sono molto entusiasta di essere qua con te di nuovo oggi su YouTube. Ovviamente ti chiedo già di iscriverti sul canale se non lo sei ancora e anche lasciare il like e commentare sotto questo video lasciandomi un feedback di come ti sei trovato in questa lezione, ok? Allora, andiamo subito al dunque. Dunque, secondo me la cosa migliore da fare per allenare la mano sinistra è fare le inversioni dei propri accordi che abbiamo. Ad esempio, tu lo sai, no? Che se abbiamo un Re maggiore con la settima maggiore, abbiamo quattro modi diversi per fare lo stesso accordo, ossia possiamo farlo a partire dalla nota Re, ossia dalla prima nota, possiamo fare a partire dal terzo grado, che è il Fa diesis in questo caso. Vedete che ho cambiato dal Re, l'ho passato qua sopra, no? Quindi in questo modo qua. Poi posso farlo anche partendo dalla nota La e quindi inverto il Fa diesis e adesso lo metto sopra un'ottava su, quindi in questo modo qua. E posso ancora prendere l'ultima nota che abbiamo detto, la settima maggiore, e iniziare l'accordo da questa nota qua. Ok? Quindi avete visto che ci sono quattro possibilità di fare lo stesso accordo. E perché è importante padroneggiare questo? Perché quando tu starai suonando, magari sarai da qualche parte nella tastiera, ad esempio qui. E se tu magari stavi facendo un accordo precedente in questa regione qua della tastiera specifica, non puoi saltare su e giù, perché questo ti rallenterà. Per cui facciamo adesso subito questo allenamento. Allora, ti spiego, facciamo solo una progressione e innanzitutto facciamo tutti gli accordi a partire dalla posizione fondamentale, cioè a partire dalla tonica. La progressione sarà questa qua, Re maggiore, ossia, facciamo meglio ancora, facciamo un'altra progressione. Facciamo su Fa diesis minore, ok? Con la settima, a partire dalla tonica, ok? Poi come secondo accordo facciamo appunto il Re major 7, che è questo qui, Re maggiore con la settima maggiore in italiano. Poi il Si minore con la settima, ok? E dopo facciamo anche il Do diesis con la settima, ok? Per cui la progressione sarà Fa diesis minore, Re major 7, Si minore e Do diesis con la settima, ok? È importante fare soltanto quattro tempi per ogni accordo. Quindi nella prima parte ci alleneremo tre volte su questo ciclo qua. Ripeteremo questi accordi esattamente nelle posizioni fondamentali. Dopo passiamo alla inversione partendo dal terzo grado qua e cercheremo di stare solo in questa regione del piano per non fare troppi salti, come vi dicevo. E dopo facciamo ancora un bonus alla fine per farti vedere un'altra possibilità di fare gli accordi, ok? Quindi iniziamo subito a allenarci insieme. Prendi il tuo piano e vieni con me. Andiamo. 1, 2, 3, Fa diesis minore. Re major 7. Si minore. Do diesis settima. Adesso insieme, vai. Ancora una volta, vai. Ok, finiamo sul Fa diesis minore, ok? Benissimo. Dunque, adesso facciamo lo stesso lavoro, però ovviamente partendo da questa parte del piano, ossia il Fa diesis che lo stavamo facendo qua, adesso continuiamo a farlo così, ok? È importante soltanto adesso pensare che vogliamo fare tutti gli accordi in questo pezzo del piano qua, ossia non muovere né la mano in giù né in su. Quindi, quale inversione possiamo utilizzare? Vediamo adesso insieme. Allora, Fa diesis minore, possiamo farlo in questa posizione qua, così, in questo voicing si dice. Dopo il Re major 7 lo facciamo così, ok? E poi potete vedere che lo stesso Re minore con Re major 7 può essere anche utilizzato per fare un Si minore con la settima e la nona anche, guarda. Perché se noi dovessimo pensare, il Do diesis è la nona di Si, ok? È il secondo grado e si dice anche la nona. E quindi facciamo un voicing per due accordi, quindi per il Re e per il Si minore facciamo sempre questo. Dopo facciamo questo qua per il
Do diesis con la settima. Prima lo stavamo facendo così e adesso lo facciamo così. Ok? Benissimo. Quindi, ripassiamo. Allora, Fa diesis minore, dopo Re major 7, Si minore con la nona e dopo Do diesis, ok? È fondamentale questo lavoro perché così, in questo modo, quando starai suonando con un bassista, non gli darai fastidio sicuramente. Quindi tutta questa regione qua, lasciala sempre per il bassista e prova a fare solo gli accordi, questi voicing qua, esattamente in questo modo, ok? Passiamo alla pratica, dai! La stessa cosa, partiamo insieme. 2, 3, andiamo! Re major 7. Si minore. E Do diesis settima. Tutto da capo, vai! Ancora una volta, stesso giro. Si minore. Do diesis. E finiamo sul Fa minore con la settima, ok? Benissimo, hai capito come si fa. Dunque, ora è il momento di passare all'altra inversione. Allora, iniziamo subito con il Fa diesis partendo adesso dalla terza minore. Ok? Quindi, copia esattamente questo voicing qua, ok? Quindi La, Do diesis, Mi e Fa diesis. Dopo, vedi adesso questo dito, l'indicatore? Lo passiamo dal Mi al Re. Vedi? Lo passiamo di qua e questo stesso voicing qua di nuovo sarà il voicing per fare sia il Re che il Si minore, ok? Quindi Re major 7 e Si minore. E adesso passiamo al Do diesis con la settima, ok? Che lo facciamo a partire dalla settima. Ok? Quindi eravamo qua. E dopo facciamo questo. Alternativamente si può fare anche questo qua, guarda. Sei qua e fai questo movimento qua. Scegliamo questo, dai, va bene? Così siamo anche più vicini, guarda. Si minore e dopo Do diesis, ok? Ok? Ci sei? Spero di sì, ok? Commenta qua sotto cosa stai pensando di questa lezione e anche lascia il tuo like se non l'hai ancora fatto. Dai, andiamo. Insieme. 1, 2, 3, andiamo. Re. Si minore. Do diesis. Tutto da capo. L'ultima. E chiudiamo qua. Alla grande, perfetto. Come ti sei trovato? Spero che ti sei trovato bene perché questa lezione è fantastica. E adesso facciamo tutto da capo, tutti quanti, queste inversioni insieme. Andiamo? 1, 2, 3, via. Prima. Ok, adesso la seconda, ti ricordi, no? L'ultima. Si minore. E Do diesis. E chiudiamo su Fa minore. Ok, grande. Allora, questo allenamento qua mi è piaciuto molto farlo con te. Possiamo ancora svilupparlo in altri esercizi sicuramente. Se ti piace, commenta qua sotto e dimmi se vuoi la seconda parte di questo video qua, ok? Ricordati che questa base qua la posso mandare anche sul nostro gruppo Telegram. Se volete, basta iscrivermi sul gruppo e entrare nel link che c'è sempre qua sotto in descrizione oppure scannerizzare questo codice QR che c'è qua sullo schermo, ok? Quindi a me fa sempre piacere insegnarti e se ovviamente ti sei trovato in difficoltà perché sei proprio all'inizio, non
ti preoccupare perché c'è il mio corso di piano pratico specifico spiegandoti proprio da capo come si fa tutti questi esercizi qua, proprio prendendoti per mano e facendo passo a passo, insegnandoti le prime note, come fare i primi accordi, fino ad arrivare a questo livello qua, ok? Quindi scopri anche il corso qua sotto sul link in descrizione. Ci vediamo nel prossimo video, un grande abbraccio e Dio ti benedica.